su due aspetti. Primo, l'ultima lettura, la possibilità del cambiamento che c'è nell'uomo. Il cambiamento che può avvenire in meglio o in peggio, e i differenti effetti che questo produce sia nell'uomo che nei suoi confronti con la divina giustizia, e il Vangelo, che è una pagina, che è un capolavoro della perfezione dell'amore fraterno che Gesù insegna, dinanzi a cui tutti dobbiamo sempre convertirci, sicuramente in meglio, perché sicuramente ognuno di noi ha qualcosa ancora da imparare, da correggere alla luce di questo Vangelo. Ezechiele dice: attenzione, se il malvagio cambia, riflette, ha detto bene, ho fatto un sacco di guai, da oggi in poi basta, chiede perdono a Dio e cambia vita, cosa dice il Signore? Egli vivrà per questa sua grande scelta e nessuna delle colpe commesse sarà ricordata. Al contrario, se un giusto si corrompe e comincia a fare il male, tutte le opere giuste da lui compiute saranno dimenticate e dovrà rispondere del male che sta facendo. Ora, questa mutevolezza dell'uomo deve sempre farci ricordare una cosa: essere sempre molto cauti nei giudizi e nelle affermazioni e non essere mai troppo rigidi né nel giudicare gli altri né nel giudicare noi stessi, perché se uno sta messo malamente, ricordiamo sempre l'episodio dell'adultera, che lui dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E se uno sta messo bene, preghiamo che continui bene fino alla fine, come diceva Filippo Neri: tienimi la mano sulla destra, se no Filippo si fa turco, e come diceva sempre Padre Pio, che pregava di poter perseverare nella fede fino alla fine, d'accordo? Questo vale anche per noi. San Paolo dice: chi crede di stare in piedi badi di non cadere, quindi rimanga umile, e chi invece si accorge che nella vita ha fatto un sacco di guai, speri e confidi nella divina misericordia, perché la nostra fede, la nostra bellissima fede, è la fede della speranza. Non è mai tutto perduto, mai. Non è mai possibile nel diritto di sperarsi. Dobbiamo sempre ricordare queste cose, bene scrivere nel nostro cuore. Il Vangelo ci ricorda anzitutto che non si ammazza soltanto con la pistola, ma se uno si arrabbia con il proprio fratello ha già commesso un peccato. Se uno lo offende, il peccato è più grave. Se uno lo offende pesantemente, il peccato è mortale, perché Gesù dice: se gli dici pazzo vai a finire nel fuoco della gente. E quindi attenzione agli insulti anche nei confronti del prossimo, non si dicono né gli insulti puliti né gli insulti volgari, che sono ancora peggio. Però non dobbiamo prendere esempio tutto quello che vediamo in televisione. Io, grazie a Dio, ce l'ho sempre, mi immagino quello che stanno combinando tutti i giorni, che sta a finire la campagna elettorale, e immagino, d'accordo, e chiudo, d'accordo, così. Papa l'altro giorno ha detto che bisogna fare un po' di igiene mentale, bisogna stare attenti a quello che si guarda, perché a non rovinarci la Quaresima, a non mandarci quest'altro a pranzo e alla cena, e a non rovinarci l'anima, no? Però facciamo sempre attenzione, ecco. Stamattina meditavo su un punto: lo stile di un cristiano nei confronti del prossimo è sempre rispettoso, delicato, moderato, anche nei confronti di chi sbaglia, anche nei confronti di chi è cattivo. Noi non possiamo mancare di rispetto a nessuno, ci insegna Gesù, capite? E se tu, Robert, se tu avessi fatto uno sbaglio, se tu avessi veramente fatto una cosa brutta, ma tu saresti contento se tutti ti insultassero, o se tutti mettessero i manifesti in giro: hai visto che ha fatto quello? È vero, l'ha fatto, per carità, l'hai fatto. Non saremmo contenti, no? Però dobbiamo farlo anche nei confronti del prossimo, a prescindere da quello che Gesù ci dice nel Vangelo. La pace con tutti. Se presenti l'offerta all'altare, attenzione, ti ricordi che c'è qualcuno che ce l'ha con te, vai a fare pace. Noi non possiamo né avercela noi con nessuno, perché dobbiamo perdonare, ma non dobbiamo nemmeno avere nessuno che ce l'ha con noi, perché se qualcuno ce l'ha con noi, noi abbiamo fatto qualcosa. E quindi dobbiamo andarci a riconciliare e forse a umiliarci, a chiedere perdono. Chiediamoci nel cuore: è più difficile perdonare o chiedere perdono secondo voi? Bella domanda, bella lotta, Più difficile perdonare o chiedere perdono? E poi c'è un ultimo stile, no? Io ogni volta che leggo questo coso ripenso a quando stavo in tribunale tanti anni fa. Voi sapete che l'Italia c'è il primato della popolazione più religiosa d'Europa,
le cause civili, quando stavo al tribunale io, erano proprio, cioè, sapevano più dove c'erano dentro le aule, certi fartoni dentro le cancellerie che tra poco la carta ti cacciava. I ragazzi stanno sempre lì, ti faccio causa, stanno sempre a litigare. Ma Gesù non approva questo modo di fare. Se c'è un avversario, se c'è una lite, una contesa, parla, cerca di metterti d'accordo, cerca sempre di trovare una composizione bonaria delle liti. È meglio che ci rimetti un po', capito? Pure dei soldi a volte, che non che ci rimetti di cuore e di pace. Cioè il nostro stile è sempre uno stile pacifico, capite? Siamo discepoli di Gesù Cristo crocifisso, siamo discepoli di colui che ha detto imparate da me che sono mite e tu mite di cuore. Io lo so che è difficile fare queste cose, però il fatto che sia difficile non ci autorizza a fare diversamente, né tantomeno a teorizzare diversamente, a dire no, questo è sbagliato, io faccio diversamente, perché o c'ha ragione il Vangelo o c'ha ragione diversamente, capite? Ecco perché la Quaresima è tempo di conversione. Ma se poi noi ci pensiamo bene, anche se a volte la nostra natura ripugna, no? Dici, ma come faccio? Ma questo me lo fate da tutti i colori, uno lo sbatta al muro, cioè ci viene da dire così, no? Però se tu ti fermi un attimo, dici sì, ho capito, questa è una reazione umanamente comprensibile. Però non staresti meglio, pure se è successa una brutta cosa, se la questione si sistema e sta in pace. Se uno interroga il suo cuore, risponde, dice, ma stare meglio. Perché comunque l'odio, il rancore, il risentimento, ci avvelena l'anima. Non è che uno sta bene quando è andato così, sta male. E quindi anche se costa un po' di più a volte fare dei gesti di riconciliazione e di pace, ripeto, noi guadagniamo salute dell'anima qui, a volte pure del corpo, perché non ci prendono le pazzie, gli esaurimenti nervosi o le depressioni, e sicuramente ne guadagniamo in gloria davanti a Dio. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a ricordare bene queste cose che Gesù ci ha detto, soprattutto a riconoscerle come vere e come importanti, anche se un po' impegnative. E poi certamente con l'aiuto della grazia che anche lei ci otterrà, riusciremo sempre più e sempre meglio a metterle in pratica. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.